ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale Dani Garage. In questo video non vi farò vedere un bel niente, non costruiremo niente, non faremo proprio un bel niente, anzi vi farò vedere una serie di spezzoni di video che io ritengo divertenti, dopo averli visti li ritengo divertenti, ma durante le riprese erano molto molto pesanti, perché fai la ripresa, cancella la ripresa, guardala, troppa luce, poca luce, quello che vedete voi alla fine, quello che vedo anch'io quando guardo i video degli altri miei, fra virgolette, colleghi, è il meglio che siamo riusciti a fare. Tutto quello che è dietro alle tende, chiamiamolo così, voi non lo vedete. Quindi andiamo a vedere, sapetemi dire se vi siete divertiti o meno. Partiamo. Della serie Rubinetto che perde. Avete visto? Se l'avete visto, se non l'avete visto, non l'avete visto. Ci sono poche cose da fare. Andiamo a vedere. Se volete andiamo a vedere, se no rimanete lì. O sul rubinetto. Ciao. Si prova. Cosa ho avuto provare a fare cozza? Quindi. Bene ragazzi, come avete visto? Come avete visto? Cazzo state qua a fare, se no. Nel caso in cui anche voi avuto, si possono risolvere dei grossi problemi che potrebbero essere, che sembrerebbero che volendo avuto savesto fando facendo avesto avuto, corretto. E quindi non spaventatevi davanti a niente, mettetevi a fare qualcosa, perché sennò è finita. Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio garage, Dani Garage. Bene, ora andiamo a chiudere anche questa vite qui, che è quella che tiene la boccolina di plastica, perché sennò smanicando il manico si manicherebbe il rubinetto, certo che sì. E riparare anche voi il vostro rubinetto che gocciola. Se volete, se no, fate a meno. Bene ragazzi, anche questo video è finito e io mi tiro su giù gli occhiali e non so cosa cazzo sto facendo. E molto importante che attivate la campanella, perché se suona aprite la porta, chiaro no? Come avete visto c'è la possibilità di fare cosa. Però mi sono applicato così per pura buona volontà e anche se non ne avevo, però buona volontà, voglio di gomito. Abbiamo riparato un miscelatore. Attrezzo per miscelare. E niente, mi sono dimenticato cosa che... Non lo so. Fate voi. Ciao. In particolar modo quelle del braccio che girano fra il braccio e il corpo principale del rubinetto. Il braccio che gira. Gira, il braccio gira. Bene ragazzi, come avete visto anche una camera d'aria di una bici bucata. Bucata. Come andrà quest'estate con l'uso? Quest'estate con l'uso. L'uso dell'abuso. Sì. Bene ragazzi, anche questo video è finito. Come avete visto, tutto può tornare utile. Anche una camera d'aria, anche la bici boccata. Anche questo è stato un bel recupero. E quindi non so più cosa dire. Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale. Oggi andremo a costruire qualcosa di particolare. Dico. Così sarete sempre informati sui nuovi contenuti, farete crescere il canale. Quindi molto bene un cazzo. Lavorare in compagnia è stato appunto lavorare in compagnia,
chi non lavora in compagnia, un ladro è una spia, parapapapapapa. Andiamo a vedere come funziona, come è fatta, come si usa e... Bene ragazzi, come avete visto è una cosa molto utile e chiaro, come tutti gli attrezzi è molto utile. E come tutti nel nostro laboratorio abbiamo un mucchio di trappole intese di trappole e quindi Bene ragazzi, mentre aspettiamo che l'olio goccioli siamo scomodi appunto Bene, per togliere il filtro ci vuole una chiave da 27. Io ho acquistato una chiave a crico di quelle bim bum bam, bim bum bam. Bene, ora richiudiamo il tappo. Mi raccomando, ricordatevi sempre di chiudere il tappo prima di riempire l'olio. Chiudere il tappo di scarico. E una volta che e come avete visto anche le motoseghe non sono una cosa che non si possa fare un cazzo, ma ho bisogno di scale per comprare giugato e da mettere in garage. Niente, cosa è successo di nuovo oggi? È successo tempo fa. Sono Dani Garage, questo è il mio laboratorio. Cosa è successo di nuovo oggi? Oggi è successo che non so neanche cosa sto facendo, quindi... Niente, cosa è successo di nuovo oggi? E continuo a mettermi a togliermi gli occhiali e non so che cazzo sto facendo. Perché è successo tempo fa, si è rotto... È caduta una roba... Mi è capitato fra le mani un lavandino... Cosa ti può capitare per le mani? Se non un lavandino... E è caduto un qualcosa dall'alto. Ciao, cosa è successo? È successo qualcosa sicuramente, no? Te pareva. Cosa ti può capitare se non un lavandino? Magari 100 euro. È diventato un po'. Ciao, cosa è successo? cosa è successo? E chi lo sa? Niente, cosa è successo di nuovo? È caduto qualcosa dall'alto, appunto ha scheggiato il lavandino, la ferita non si è fermata, ha continuato a camminare per il suo percorso e quindi sono stato costretto a sostituirlo. Chiaramente da buon fai da te, con un altro. Lo posso sostituire, con un altro. E quindi? È finito? Sì. Ciao. E col tempo purtroppo i fili che erano sotto hanno fatto cedere la plastica. Quando la plastica è ceduta, è deceduta. E come avete visto da uno dei video precedenti, siamo andati a costruire, ho costruito una cosa. Ciao. Ho detto una cazzata. Oggi finalmente ho costruito una grandissima cagata. Non mi ricordo più cosa devo dire. Oggi finalmente sono riuscito a costruire. Cosa c'è da dire? È molto importante fare attenzione agli elettrodomestici e agli elettrodomestici. Fortunatamente si è rotta la scopa elettrica, sennò cosa stavo qui a fare? Tutta una cazzata. E alla fine andremo a rimontare tutto chiaramente. Se no lasciamo smontata, tanto la pulizia deve essere eseguita tutti gli anni per garantire che la funzioni stufi correttamente. Perché? Per garantire che non ci siano dispersioni di fumi, perché i fumi, se uno fuma, sta male dopo. E oggi andremo a fare qualcosa. Oggi andremo a fare un recupero. Ve l'ho già detto, no? Andremo a recuperare un vecchio sgabello, un back to life di una strutturazione. Ora avrò un posto dove sedermi. No, a parte gli scherzi, ce l'avevo anche prima, però ho detto una cazzata
E ho detto una cazzata. E questa roba qua, e questa roba qua, e questa roba qua. Ciao. Yeah! Oh, oh, oh. Dai, fai il sì. Per illuminare. Cosa fa una lampadina se non illuminare? Forse con quelle a LED e quelle incandescenti e quelle... Una lampadina. Invece io voglio installare una lampadina. E la lampada che ho nel soggiorno. Come sapete, come là, come su, come giù. Il prezzo dell'energia sta diventando energicamente alto. Cocodè. Essere o non essere? Spina o non spina? Grande o piccola? E grattati le orecchie e senti che spissa che ho le orecchie. E poi si resta soli. E che spissa il naso, cazzo. Spissa il naso, orecchie. Sei proprio un coglione. Che cazzo sto dicendo? Luce fu. Buh. 18 per 36 per 42, 27, 150, cocodè. Questo per avere una luce più... è una presa che in laboratorio, sapete, non mancano mai. Non è che non mancano, non ce ne sono a sufficienza. No, non mancano. Seconda cosa, è venuto fuori un bel lavoro. E poi la terza non me la ricordo. Due spezzoni di legno che ho qui, due spezzoni di legno, perché se la facessi in acciaio, magari in piombo o in plutonio, magari sarebbe troppo pesante, no? Cazzo. Quindi ragazzi, anche questo video è finito. E spero vi siate divertiti, spero sia stato, non dico interessante, ma almeno vi abbia dato la possibilità di rendervi conto di quanto c'è da fare dietro un video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così sarete sempre informati di nuovi contenuti. E come vi dico sempre, se attivate la campanella e provate a suonare, qualcuno risponderà. E cosa molto importante, fate sempre i bravi.